Pianificazione a lungo termine quella dell'autorità idrica pugliese, che ha presentato il nuovo piano d'ambito territoriale pugliese che arriva fino al 2045. E Amedeo Damiano Esperti, 55 anni, ritenuto dagli investigatori un appartenente al clan dei Mesagnesi della Sacra Corona Unita, l'uomo arrestato dalla polizia per droga trovato in un casolare disabitato a Latiano in possesso di 600 grammi di cocaina e più di 2 kg di hashish. Presentato a Bari un progetto per l'identificazione e lo studio dei cetacei, delfini e balene nel mare Adriatico, capofila la Ionian Dolphin Conservation. Ben ritrovati, buon pomeriggio, edizione regionale del nostro TG, è già futuro per il servizio idrico della Regione Puglia, una pianificazione a lungo termine, 24 anni, prossimi 24 anni, quella dell'autorità idrica della Puglia che oggi ha presentato il nuovo piano dell'ambito territoriale ottimale che arriva fino al 2045. Sentiamo Antonella Fazio. Si tratta di un piano strategico che prevede un investimento di 7 miliardi di euro a partire da oggi fino al 31 dicembre del 2045 si pone l'obiettivo di migliorare ulteriormente il servizio idrico integrato. Uno strumento fondamentale di pianificazione del servizio idrico integrato a livello regionale con un orizzonte temporale di lungo termine che arriva fino al 2045. La Regione mette in campo tutte le forze possibili per dare vita al nuovo piano d'ambito dell'ambito territoriale ottimale Puglia. Il programma, redatto ed elaborato dagli uffici dell'AIP, dopo una prima adozione da parte del Consiglio Direttivo dell'Autorità Idrica Pugliese, sarà oggetto quindi di approvazione definitiva, tenuto conto delle osservazioni mosse dai vari soggetti competenti, dopo che avrà scontato la procedura di VAS alla Regione Puglia. Per tutti i comuni pugliesi il nuovo piano d'ambito rappresenta un passaggio determinante nell'assetto futuro dei territori. Qui verrà riconosciuto anche un ruolo principale per gli interventi per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, in sintonia con quanto indicato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Pure la dispersione, che rimane un tema cruciale, purtroppo il 48% delle acque immesse in rete si disperdono nelle tubature extraurbane, ma soprattutto urbane. Nel piano, ad esempio, prevediamo che nel giro di 10 anni questo problema debba essere totalmente risolto. È un'autorità indipendente, sostanzialmente rappresentativa dei sindaci della Puglia, che definisce i piani che poi devono essere realizzati da quell'otto pugliese che è il soggetto che, ricevendo queste indicazioni strategiche e questi piani, che poi sono dettagliatissime, non sono evidentemente solo degli indirizzi, deve poi fornire l'acqua dove serve. E adesso apriamo un'ampia pagina dedicata alla cronaca nera. A Brindisi la polizia ha tenuto una conferenza stampa per illustrare un'operazione antidroga. È stato arrestato un 55enne ritenuto esponente della Sacra Corona Unita. Complimenti per essere riusciti a beccarmi. Sono queste le uniche parole che Amedeo Damiano Esperti, mesagnese di 55 anni, ha pronunciato nel pomeriggio di martedì 5 ottobre, quando gli agenti della squadra mobile di Brindisi hanno fatto irruzione in un casolare in agro di Latiano, beccandolo con le mani nella marmellata. Una marmellata speciale, composta da 600 grammi di cocaina e 2,2 kg di hashish. La droga era già confezionata in involucri colorati che portavano un nome, probabilmente quello dell'assuntore o comunque della persona a cui sarebbe stato ceduto lo stupefacente. Amedeo Damiano Esperti, in libertà dal novembre del 2018, affiliato alla SCU e in particolare al clan Pasimeni, ha precedenti per traffico di stupefacenti e armi. Come si diceva, in libertà dal 2018, secondo gli inquirenti, aveva ripreso alla grande la sua attività illecita. Un personaggio di spicco della criminalità organizzata, assicurato dunque alla giustizia. E al vaglio degli inquirenti anche la titolarità dell'immobile, se cioè l'uomo ne fosse il proprietario o se fosse all'interno del casolare in maniera illecita e quindi con la complicità di altri individui. Soddisfazione espressa dalla dirigente della squadra mobile di Brindisi per l'operazione messa a segno dagli agenti, che dopo aver attenzionato a Esperti per qualche giorno nel corso di attività ordinaria del territorio, hanno messo a segno l'importante arresto. Abbiamo eseguito questo arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio. Parliamo di un arresto pesante, dato il personaggio. Parliamo di un personaggio con una notevole levatura criminale, appartenente alla Sacra Corona Unita
e della frangia dei Mesagnesi. Lui era uscito dal carcere nel novembre 2018 dopo una lunghissima detenzione. Quindi a seguito dell'arresto di ieri riteniamo che comunque una volta uscito dal carcere Amedeo Esperti abbia ripreso i contatti con il tessuto criminale e anche con la facilità poi con la quale abbiamo trovato lo stupefacente, quindi un notevole quantitativo di stupefacente da immettere sul mercato. Quindi nonostante il lungo periodo di detenzione, l'Esperti non ha cambiato a nostro parere il suo modus vivendi. Sempre per la cronaca, una salentina è stata assassinata in un bar a Torino, come ci spiega Matteo Bottazzo. Sarebbe morta per aver rifiutato le avance di un uomo, Carmen De Giorgi, 44enne, originaria di Galatina, ma da qualche anno residente a Torino. I militari di Pinarolo sono stati tempestivamente avvisati dal titolare del bar e hanno subito raggiunto il posto. Il suo assassino, un 34enne di origini marocchine, è stato arrestato a 100 metri al bar dopo aver provato una breve fuga. Aveva ancora con sé l'arma del delitto, un coltello da cucina con una lama da 30 centimetri. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, Ofani Mehdi, attualmente in carcere, attorno all'1.30 di notte sarebbe entrato nel bar e sarebbe avvicinato a Carmen e alle sue due amiche sedute al tavolo per sorseggiare un drink. Avrebbe sin da subito avuto atteggiamenti molesti nei loro confronti. Stando a quanto dichiarato dai testimoni, in particolare le avance sarebbero state indirizzate proprio a Carmen. Le tre amiche, vista l'insistenza dell'uomo, avrebbero deciso a quel punto di abbandonare il bar. Carmen si è alzata in piedi e a quel punto il 34enne, impugnando il coltello, l'ha colpita più volte alla schiena. Poi si è scagliato contro le due amiche della vittima, ferendo anche loro. Purtroppo per Carmen non c'è stato nulla da fare. È morta poco dopo e quando i soccorritori sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L'arrestato è risultato in possesso di un regolare permesso di soggiorno. Al momento non risulta nessun precedente nel suo passato, nulla che facesse presagire quanto accaduto nel corso di quella maledetta notte. Vittorio Brumotti, il celebre biker inviato di Striscia la Notizia, è stato brutalmente aggredito nel quartiere di San Bernardino a San Severo, nel Foggiano. Brumotti si trovava insieme alla sua troupe per documentare lo spaccio di droga che avviene in quella zona della città. Sentiamo. 30 giorni di prognosi per trauma facciale a causa dell'ennesima aggressione. Vittorio Brumotti, il celebre biker inviato di Striscia la Notizia, nel primo pomeriggio di martedì 5 ottobre è stato accerchiato e preso a pugni nel quartiere di San Bernardino di San Severo, nel Foggiano. L'inviato del TG satirico era lì con la sua troupe per documentare lo spaccio di droga che avviene alla luce del sole in un quartiere ad alta densità criminale quando è stato minacciato, inseguito e aggredito da una decina di persone. Brumotti, colpito con calci e pugni di cui uno violentissimo in pieno volto, è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso. Nella violenta rissa, domata solo grazie all'arrivo delle pattuglie di polizia del commissariato di San Severo, hanno riportato contusioni anche alcuni collaboratori del biker e almeno due degli agenti intervenuti. Poche ore prima la stessa troupe si era imbattuta nell'aggressione verbale dei residenti di Palazzo Ompi a Foggia. Brumotti, vattene, non ti vogliamo, gli avevano urlato contro. Solidarietà a Vittorio Brumotti e ai poliziotti aggrediti. I sanseveresi sono accoglienti, ospitali, amici di tutti. Spero tornino presto. È il commento del sindaco di San Severo, Francesco Miglio, che ha aggiunto: noi li accoglieremo come nostri ospiti, come la nostra città fa con tutti i suoi visitatori. Condanniamo fermamente l'accaduto. È un episodio deprecabile, una triste pagina di cronaca per la nostra San Severo. Vittorio Brumotti commenta così l'accaduto: la ferocia di queste persone che pensano di dominare il territorio non ci fermerà. Continueremo a girare l'Italia, ha affermato il biker, e a denunciare tutte queste situazioni di degrado. Facciamolo tutti per i bambini, non si può far finta di nulla. Nell'Adriatico per individuare e studiare delfini e balene, un progetto che è stato illustrato questa mattina nel capoluogo regionale. Vediamo di che cosa si tratta. In mare alla ricerca dei delfini nell'Adriatico, presentato il progetto BioTours Italia-Albania-Montenegro presso il circolo canottieri Barion al molo San Nicola sul lungomare di Bari, dove sarà ormeggiata l'imbarcazione denominata il Porto di Taranto della Ionian Dolphin Conservation, che è capofila del progetto. Illustrate le attività in programma a Bari nell'ambito di BioTours, che comprendono uscite in mare dedicate alla ricerca e allo studio dei delfini e delle balene, con la partecipazione dei ragazzi con autismo dell'associazione Dalla Luna Onlus
di Bari. Nel capoluogo pugliese è presentata anche la pluriennale collaborazione della Ionian Dolphin Conservation con l'Istituto di Sistemi e Tecnologie Industriali per il Manufatturiero Avanzato del Consiglio Nazionale delle Ricerche e con il Dipartimento di Biologia dell'Università, che hanno permesso di mettere a punto un innovativo sistema per la fotoidentificazione di ogni singolo esemplare di cetaceo avvistato. È una cosa molto bella, non solo perché loro sono una splendida realtà nella nostra città di Taranto con le attività che organizzano da tanti anni, ma è anche sono una dimostrazione plastica di come è possibile fare anche turismo sostenibile all'interno del mare Adriatico. In questi giorni ce lo dimostreranno, perché i delfini ci sono, perché è un mare bello, pulito, e perché ci lega questo filo verde dell'ambiente e della natura tra Bari e Taranto. Un'ultima notizia prima di chiudere il nostro TG regionale: partecipò con alcuni complici ancora ricercati ad una rapina compiuta a dicembre del 2019 nei pressi della casella autostradale di Cerignola Est in provincia di Foggia, ai danni di un autotrasportatore che stava portando circa 20 tonnellate di farina mandorle in Francia. Per questo gli agenti della Polizia Stradale di Bari hanno arrestato, su ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Foggia, un uomo di Andria ritenuto responsabile in concorso del reato di rapina e sequestro di persona. L'indagato, insieme con altre persone tuttora ricercate, rubò il carico di farina che aveva un valore di circa 60.000 euro. Chiudiamo così questo appuntamento regionale con la nostra informazione, ma le notizie di Antenna Sud proseguiranno tra poco con i telegiornali provinciali.